Siamo impegnati da anni a cercare di dare una prospettiva a lungo termine all'Italia, alla nostra nazione, in un'ottica di governo. In questi giorni stiamo ultimando delle parti fondamentali del programma di governo del Movimento 5 Stelle. Un programma di governo che stiamo formando con sessioni dal vivo come queste, che coinvolgono esperti, che ringrazio di essere qui, persone competenti sulla materia, e poi sessioni online che permettono ai nostri iscritti, dopo aver visionato i lavori, dopo aver assistito a lavori come questi, a sessioni seminariali come questi, di poter votare sui vari punti del programma di governo, nello specifico in questo caso sui temi dello sviluppo economico. Io so, come diceva il collega Soria, che oggi parlerete di partecipazioni dello Stato, di transizione da un modello economico lineare a un modello economico circolare. Io vorrei fare una premessa, perché poi gli esperti ne sapranno più di me di questo tema, ovviamente, e avranno modo di spiegare meglio i contenuti dei singoli aspetti dell'incontro di oggi, dell'evento di oggi, ma c'è una premessa da fare. Ogni tipo di transizione, ogni tipo di intervento nello Stato, nell'economia, presuppone un concetto basilare: che chi sta al governo non abbia conflitti di interesse che impediscano gli interventi dello Stato o le modifiche dello Stato al modello economico. Se non eliminiamo i conflitti di interesse, non avremo mai una classe politica libera di poter fare il bene del proprio Paese. Che cosa significa fare il bene del proprio Paese? Significa scegliere o intuire o studiare la traiettoria di sviluppo dei prossimi 10-20 anni e iniziare a seguirla, non per forza assecondandola, perché magari ci possono essere delle tendenze economiche di sviluppo che non ci piacciono, ma dobbiamo essere coscienti di una cosa, che quando si interviene su un tema come lo sviluppo economico, come il piano industriale di un paese, non si può ragionare di elezione in elezione, non si può ragionare a 5 anni, è impossibile. Che cosa significa questo? Significa che quando parleremo magari di banca pubblica degli investimenti o parleremo di interventi nello Stato, nella rete dei trasporti, delle infrastrutture o delle telecomunicazioni, abbiamo bisogno di un piano decennale, ventennale di sviluppo per questo Paese, che magari sopravviverà anche al governo che ispira le prime politiche in questo senso. Come allo stesso tempo, se ci ritroviamo a parlare dell'altro tema, e quindi di transizione da economie che sono lineari a economie circolari, e quindi faccio un esempio, il tema dell'efficientamento energetico, di un nuovo modello di produzione dell'energia, degli investimenti nelle energie rinnovabili, abbiamo bisogno di un governo che abbia la libertà, per esempio oggi, di trasferire i 13 miliardi di euro che vanno di incentivi ai carbon fossili verso il mondo delle rinnovabili. Ora, la matematica, tutti gli studi ci dicono che quello è il settore in cui spostare i miliardi di euro delle vostre tasse. Non si fa non perché non ci siano competenze, perché non c'è la libertà. Non c'è un governo in grado di avere il coraggio di investire in quei settori. Perché? Perché le lobby che lo hanno finanziato e gli hanno finanziato la campagna elettorale in questi anni venivano da altri ambienti, dagli ambienti che stanno ricevendo i 13 miliardi. Più in generale, in ogni caso, un piano energetico di questo Paese che si ispiri ai criteri di sostenibilità, di democrazia dell'energia, di cittadini che cominciano a produrre energia e a scambiarla con altri cittadini, non possiamo pensare si possa realizzare nel giro di 2-3 anni di governo. Ha bisogno di un piano per l'uscita dai fossili che ragiona da qui a 25 anni. Solo che con questo ragionamento, io lo so di scoraggiare qualcuno che dice ma noi vogliamo tutto e subito, non mi potete venire a dire che ci vogliano 20 anni o 15 anni. Con questo ragionamento non abbiamo mai iniziato in questo Paese. Cioè, se avessimo iniziato 30 anni fa, probabilmente oggi avremmo concluso il percorso di transizione energetica e di trasformazione della nostra produzione energetica del Paese. Invece ci siamo fatti sorpassare da tanti altri Paesi che avevano meno potenziale da rinnovabili di noi, ma che sono stati in grado 20 anni fa, per esempio, con la banca pubblica degli investimenti tedesca, ad iniziare una Green Revolution che sicuramente li porta, da un punto di vista della produzione, della sostenibilità ambientale, più avanti di noi.
Ora, io non sono un esterofilo, quindi non penso che gli altri paesi siano migliori di noi, anzi, io vedo nei nostri grandi problemi anche delle grandissime opportunità. Se noi dovessimo parlare della corruzione, è vero, è un dramma, ci costa 60 miliardi di PIL all'anno, manchiamo di gettito di 15 miliardi, di 10 miliardi all'anno, però è anche vero che questo dato ci dice che un governo che fa una seria lotta alla corruzione può recuperare 60 miliardi di euro di PIL all'anno, solo che abbiamo bisogno di un Parlamento che non abbia paura di carabinieri e magistratura quando fa le leggi anticorruzione, perché è quello il vero problema in cui viviamo oggi. Detto questo, per quanto riguarda le partecipazioni dello Stato, è chiaro che alle attività economiche, è chiaro che il programma sarà sempre più sviluppato grazie a sessioni come queste e alla votazione degli iscritti, ma mi sento di poter dire due cose. Noi non abbiamo nessuna paura di uno Stato che interviene in imprese strategiche di questo Paese con partecipazioni pubbliche e non abbiamo nessuna paura di lavorare con i privati per obiettivi strategici di questo Paese. Non c'è un pregiudizio né verso i privati né verso l'intervento pubblico. L'unica cosa è che non si devono fare profitti sui beni comuni. Questo è un nostro obiettivo. Esiste il mercato che è libero, ma esistono i beni necessari alla sopravvivenza dell'individuo che non devono essere colpiti dalle logiche degli interessi economici perché, e del profitto. Altrimenti abbiamo visto come si è gestita la nostra acqua in tutti questi anni e abbiamo visto le comunità di tutta Italia come stiano soffrendo quella leggenda o quel mito del privato che entrava nella gestione pubblica dell'acqua e che doveva renderlo più efficiente. Anche su questo non c'è un pregiudizio e non vuole essere un pregiudizio. Semplicemente vediamo un po' i fatti e vediamo come la nostra acqua molto spesso è diventata il bancomat della politica o il poltronificio della politica e noi alla fine abbiamo pagato e stiamo pagando le tariffe altissime proprio perché non la gestione privata non è andata bene per qualche ragione, non è andata bene perché è stata la grande occasione per gestire un servizio pubblico senza concorsi, senza appalti, poi un po' alla volta per fortuna la giurisprudenza ha messo a posto un po' di cose. L'altro tema invece che riguarda appunto la transizione. Io credo, di poter dire qui, poi magari mi correggeranno le persone che interverranno dopo, quando si parla di una transizione e di una trasformazione, importante del nostro modello economico, necessariamente abbiamo bisogno di due strumenti che consentano ai cittadini di sopravvivere a questi meccanismi di trasformazione. Non perché i meccanismi di trasformazione ledano la salute dei cittadini o la libertà dei cittadini, ma semplicemente perché se noi stiamo parlando di modelli vetusti che vanno aggiornati e se non li aggiorniamo moriremo insieme a quei modelli che sono già condannati a morte, stiamo anche accettando l'idea che si perdano alcuni posti di lavoro in un settore e se ne guadagnino in altri settori. Che alcuni settori possano perdere economicamente e possano guadagnarne altri settori. Qual è la sfida di uno Stato illuminato? Quella di riuscire a convertire la nostra forza lavoro per riuscire a farle affrontare le nuove sfide lavorative del futuro. Per intenderci, se oggi siamo nell'era delle TV a schermo piatto e ci illudiamo ancora che si possa lavorare nelle fabbriche di tubo catodico, noi ci possiamo ancora illudere di questo, ma la vera sfida di uno Stato non è dire a quel lavoratore che ha perso il lavoro dalla fabbrica a tubo catodico, sto generalizzando e banalizzando in estremo, trovati il tuo lavoro, trovati un altro lavoro, non è un problema mio, ma è riuscire a coinvolgerlo in un meccanismo di sostegno al reddito che lo riqualifichi lavorativamente e lo reinserisca nel nuovo mondo del lavoro che imprenditori di questo paese, opportunamente spinti dallo Stato, avranno già sviluppato. Cioè la riconversione della nostra manodopera a livello nazionale non deve essere a carico dell'imprenditore, deve essere a carico dello Stato. E questo meccanismo noi lo chiamiamo reddito di cittadinanza, che non è nient'altro che uno strumento che consente, in un'epoca di enormi trasformazioni, in cui la Tesla di Elon Musk batte in borsa la Ford avendo 10.000 dipendenti contro 200.000 dipendenti, in un momento in cui il lavoro dipendente è sempre più fluido e incerto, abbiamo bisogno di quella che chiamiamo flex security, che consenta a chi perde il posto di lavoro di essere riqualificato, riconvertito e reinserito. L'altro tema invece è la programmazione a lungo termine. Che rischi ha la programmazione a lungo termine? Che un governo possa avviare un processo come quello di cui parlate oggi, magari perde le elezioni
e quei 5 anni di lavoro vengono buttati dalla finestra, lanciati giù dalla finestra, perché il governo che viene dopo ha deciso di annullare tutto, senza neanche metterlo nel programma, perché poi è inutile leggere i programmi. I programmi sono tutti verso la sostenibilità ambientale, l'economia circolare, poi il problema è la libertà di poter realizzare quel programma. Quindi che cosa succede? Che magari c'è un paese che ha una grande sensibilità su questi temi, perché il nostro paese ha una grande sensibilità sui temi di cui stiamo parlando oggi, ma per una serie di fattori ci ritroviamo a essere governati da persone che poi annullano il lavoro fatto. Il nostro obiettivo è dare nelle mani dei cittadini degli strumenti che consentano ai cittadini di sorvegliare un percorso a medio-lungo termine come questo, al di là di chi stia al governo. Quegli strumenti sono gli strumenti di democrazia diretta. Io devo avere l'opportunità, con un referendum propositivo, con una proposta di legge di iniziativa popolare, di poter continuare un percorso come quello ispirato dal governo che ha lanciato un programma serio di economia circolare, di poterlo controllare, di poterlo stimolare, anche se ho al governo una classe politica non sensibile a quel tema. Direte, vabbè, ma qualcuno li avrà eletti? Certo, qualcuno, ma da quanto tempo noi abbiamo governi di minoranza che hanno vinto le elezioni in Italia? C'è un problema anche di rappresentatività, che non possiamo solo risolvere nell'elezione di una persona e dopo 5 anni ne eleggiamo un'altra, soprattutto su temi così critici che hanno bisogno di essere sorvegliati dai cittadini. Abbiamo bisogno di strumenti che consentano una seria e continua attenzione delle persone alla classe di governo, perché anche su questo stiamo parlando di temi a medio e lungo termine, di programmazione a medio e lungo termine, che si deve ricominciare a fare, perché siccome siamo in un paese in cui si vota ogni 6 mesi per una qualsiasi elezione, quella elezione semestrale incide su tutte le programmazioni politiche di questo paese. Non c'è più il coraggio di programmare a medio-lungo termine, si creano soprattutto provvedimenti spot o bonus. Eppure le leggi se ne fanno tante. Noi oggi in Italia abbiamo 25.000 leggi di rango primario esistenti nel nostro ordinamento e ogni 2 giorni e mezzo il Parlamento ne aggiunge un'altra. Noi abbiamo un ritmo di produzione normativa di una legge ogni 2 giorni e mezzo, cioè stiamo parlando di un paese in cui i parlamentari sono quelli che lavorano di più in Europa e vengono anche considerati i più grandi sfaticati d'Europa. Perché? Perché il punto non è che ci dovete valutare per quante leggi facciamo o per quanti emendamenti produciamo, quello è un approccio totalmente sbagliato. La vera sfida in tutti i settori non è produrre nuove norme, sempre nuove norme, prima di tutto eliminarne un po' di quelle che non funzionano, eliminare quelle che sono state create ad hoc per non far funzionare un settore e cominciare a ispirarci anche a dei modelli di democrazia in cui, se approvi una nuova legge, ne devi abolire almeno 2, e questo aiuta anche la responsabilità dei parlamentari, che non devono fare una legge ogni 2 giorni, devono fare una legge fatta per bene quando serve e soprattutto far funzionare quelle esistenti. Per concludere, momenti come questi, come tanti altri che si stanno facendo su tutti i temi fondamentali del nostro paese, li stiamo portando avanti da anni, sono anche un appello. Io so che tra di voi ci sono tante persone che magari hanno grandi competenze o hanno una propria storia personale di sensibilità su questi temi, ma magari non sono del tutto convinte dal nostro movimento. È legittimo, magari non sono convintissime del Movimento 5 Stelle. Io a quelle persone dico: dateci una mano se siete d'accordo su questi temi. E l'appello è anche, l'evento è anche un appello, è un appello alle migliori energie di questo paese e alle migliori competenze di questo paese. Dateci una mano a costruire un programma di governo e una squadra di governo che possa cambiare veramente l'Italia, perché entro fine luglio noi concluderemo il lavoro sul programma di governo. A settembre, durante il nostro grande evento Italia 5 Stelle, eleggeremo il candidato Presidente del Consiglio e poi passeremo a formare la squadra di governo, che dovrà essere pronta prima delle prossime elezioni politiche. Questo percorso lo vogliamo fare insieme a quante più persone possibili vogliano dare competenze, innovazione al nostro programma e vogliano mettere anche in discussione alcune cose che magari stiamo dicendo e pensano che magari siano totalmente sbagliate. Siamo aperti e pronti a discuterne e speriamo di poterlo fare con più italiani possibili. L'unica discriminante è coinvolgere persone che non abbiano responsabilità nel disastro in cui siamo oggi come paese. Quella è l'unica cosa che ci sentiamo di poter mettere come discriminante. Ringrazio
i relatori, permettetemi di ringraziare i miei colleghi parlamentari, Giorgio Sorial, Ignazio Corrao, europarlamentare, e anche Barbara Lezzi, che non poteva essere qui. Li ringrazio per il lavoro che stanno facendo e stanno portando avanti sul programma dello sviluppo economico, e spero davvero di poterci rincontrare qui o in qualche palazzo qui vicino tra un anno, e con le stesse persone, anche di più, poter lavorare e metter mano ai primi provvedimenti su un piano serio di economia circolare per l'Italia e per la nostra nazione. Grazie.